Vincenzo, cerimonia di consegna dello stadio sotto l'aspetto commerciale ovviamente a questo imprenditore, CEO di Avicor, che parte da Sepino e poi fa insomma tantissime fortune in Canada. Credo sia anche un onore per noi riuscire a riportare a casa questi personaggi che hanno fatto fortuna all'estero, quindi vuol dire che il campo basso calcio sta iniziando a diventare appetibile anche all'estero, il presidente, tutti quelli che vengono da oltreoceano stanno investendo tanto. Vedere a ottobre, o dicevo a agosto, l'erbetta del campo già in queste condizioni significa che si sta lavorando tanto anche sui dettagli, quindi ben venga tutto, speriamo per il campionato. Questa società promuove la squadra, ma a questo punto anche la città di Campobasso e il Molise intero, oltre i confini nazionali, addirittura oltre i confini continentali. Ma certo, dobbiamo ritornare a essere quello che eravamo prima, quello che il Campobasso era quando stavamo in Serie B, quindi era tutta una regione che si stringeva attorno al Campobasso Calcio, andava fuori, magari allora ancora non c'era il discorso di oltreoceano. Quest'anno, in questi ultimi anni, con l'avvento di Rizzetta e Company, siamo presenti anche oltreoceano, e questo non può fare altro che piacere e forse crescere anche poi alla fine gli investimenti che possono arrivare qui a Campobasso.